Quindi signori, abbiamo pagato 115 euro per il capello, va bene? E ora ho una storia importante da raccontarvi. Importante, non è tanto importante. Però visto che è successo, va bene, quando ero in carcere a San Giorgio, a Lucca, mentre scontavo la mia detenzione nel 2012-2013, così credo, non mi ricordo se era la prima o la seconda carcerazione, va bene? Praticamente c'era questa banda di Torino, di rumeni, va bene, che si era specializzata a rubare praticamente solo questo tipo di bancomat qui che paghi negli ospedali, perché erano poco sorvegliati. Penso che anche l'incasso lo ritirano una volta ogni 2 settimane, da come mi raccontavano loro, perché poi mi hanno spiegato più o meno perché avevano deciso di fare questi colpi. Io un'altra volta mi sono perso, no? Edificio 57 là. Va bene, erano 3 o 4 ragazzi, erano di Torino, va bene. E come li hanno beccati secondo voi? Perché questa banda qua di Torino non agiva a Torino, ovviamente, no? Perché non si, diciamo così, non si fa mai la cacca dove si mangia, no? Dove si vive non si fanno queste cose qui. Quindi loro andavano al giro per tutta l'Italia, cercavano ospedali, va bene, e cercavano queste macchinette qua dove si pagano i ticket, no? E c'erano i flessibili, tutto con i flessibili, no? Niente di che. Entravano di notte, ovviamente prima di entrare nei posti guardavano, la prima cosa erano gli allarmi, quelli del movimento, no? Come si chiamano? Ora mi sono dimenticato i termini perché è tanto tempo che non faccio più quelle cose lì, no? E si studiavano il posto e di sera entravano dalle finestre, perché oh, non è che sono come quelle delle banche, no? Le finestre, avete visto, ve l'ho fatto vedere nel video, no? Che sono è tutto fatiscente da tutte le parti, gli ospedali italiani purtroppo sono questi, no? E praticamente questa banda qui entrava con flessibile, tagliava il retro di questi bancomat, va bene? E prendeva l'incasso e scappavano in un'altra regione, no? E come pensate che li hanno beccati? La polizia li ha beccato, va bene? Li hanno fermato, non so se li hanno fermato per sbaglio, non lo so, va bene? Non mi ricordo bene la storia di questi ragazzi qui, erano uno, due, tre ragazzi, va bene? Erano tre ragazzi. Li hanno beccati praticamente perché loro utilizzavano delle tute bianche, no? Ah, non le utilizzavano le tute bianche. No, 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 non utilizzavano le tute bianche. Loro praticamente li avevano beccati perché puzzavano di scintille, no? Praticamente quando tagli col flessibile ti arriva addosso il coso del ferro, no? Penso che anche erano sotto indagine, penso. Penso che già li stavano seguendo la polizia, no? Penso, se non mi sbaglio, già li stavano seguendo da Torino, già c'era un'indagine su di loro, no? Insomma, li hanno beccati la sera, va bene, mentre dopo che avevano rubato, va bene, perché avevano a Lucca, va bene, avevano provato a svaligiare l'ospedale di Lucca probabilmente, e siccome puzzavano di questo ferro qua tagliato, no? Avete visto, è un po' come il ferro puzza come la frizione della macchina, quando si rompe la frizione della macchina, no? C'è il solito puzzo, è pesante, ti rimane addosso per almeno un paio d'ore questo. E sono venuti i carabinieri, hanno sentito questa puzza qui addosso a loro e poi dopo li hanno fatto, diciamo così, il controllo, hanno trovato flessibili, probabilmente hanno trovato anche soldi e roba così. Ma era una storia che mi sentivo di raccontarvi, ragazzi, perché ora sono qua e mi è venuto così in mente, perché poi con loro in carcere ho giocato a dadi, ho perso tanta Coca-Cola, ho perso tanto tabacco con loro, tanto caffè perché si scommetteva, va bene. Quindi mi sono venuti in mente quando ho visto questa macchinetta qua a Luca per pagare il ticket, perché io non l'avevo mai vista a Luca, scusatemi, qua a Pisa, che sono venuto a fare il test del capello, no? A Luca non l'avevo mai visto questa macchinetta qui, o perlomeno a pagare i ticket ci pensa mia madre, ci pensa mia moglie, non le faccio queste cose qui. Quindi per la prima volta che la vedo e mi è tornato in mente quella storia lì, capito? Del carcere, di come li avevano beccati questi ragazzi qui che partivano da Torino, no? Ah, loro facevano anche gioielleria, anche robe, anche bancomat normali, però mi avevano raccontato che loro erano proprio specializzati nel fare, diciamo così, i bancomat degli ospedali, perché appunto sono poco sorvegliati. Anche la lamiera dietro, mi hanno detto, è abbastanza molle, si taglia abbastanza bene, quindi mi è rimasta questa cosa qui in testa. Ci ho fatto il collegamento ora mentre pagavo, diciamo così, il test del capello, no? E vi ho raccontato questa storia qui, ragazzi, ho raccontato questi ragazzi qui. Credo che li avevano condannati a 5-6 anni di carcere. Mi ricordo che loro avevano chiesto poi di andare a scontare la pena in Romania. Mi ricordo, sono stati con me poco, 2 o 3 mesi sono stati con me lì a Lucca, a San Giorgio, sono stati poco, 2, 3, 4 mesi così. Poi a un certo punto è venuto l'appuntato e penso che li hanno mandato in Romania. Sì, o li hanno mandati in Romania o li hanno mandato in qualche altra regione, penso
per altri processi, no? Non lo so, ma so che loro chiedevano di scontare la loro pena in Romania, non la volevano scontare. Vabbè, che tanto è uguale, galera è galera da tutte le parti, ragazzi, dai. Buona giornata e buona serata a tutti, ragazzi, come al solito. La destra dice di chiudere la frontiera, non è così che combatterete la mala. Date i consigli di quello che dobbiamo fare, voglio vederti vivere come me e dopo parlare. Sono di tutto per approfittare, approfitta e morsi ma ti decineare. Anche se i detenuti li mandate indietro, crescerà la rabbia per le strade, questo è certo. E quando il figlio crescerà e gli chiederà perché ti comporti così, papà, smetti, se ne mente asta, rasa e ras, il sangue non è acqua.